Dopo l'affermazione dello Sporting Francavilla che ha tagliato il traguardo al termine della stagione regolare, il girone C di seconda categoria deve ancora decidere quale sarà l'altra formazione che accompagnerà la compagine di Gianfranco Pesce nel prossimo campionato di prima categoria. Le semifinali playoff sono il primo gradino per arrivare all'atteso verdetto e in una delle due sfide c'è il derby pescarese che al San Marco oppone i padroni di casa del San Donato al temibile Fater Angelini. In virtù del miglior piazzamento in classifica, la truppa del presidente Mancinelli può amministrare anche il risultato di parità, mentre gli avversari sono chiamati ad espugnare il campo in erba sintetica della formazione giallorossa. L'avvio è decisamente favorevole ai ragazzi di mister Foschini, che passano all'incasso dopo 18 minuti con Ambrosini, che infila a Lotti ribadendo in rete da distanza ravvicinata dopo una corta respinta della retroguardia avversaria. La Fater non si affligge per il passivo e reagisce quasi immediatamente. Prima della mezz'ora una grave disattenzione della difesa di casa lascia indisturbato Di Matteo davanti a Tonto di Mamma, che nell'occasione si rivela provvidenziale per ridurre il tentativo a più miti pretese. Poco dopo Pompeo termina a terra in area ospite ma viene ammonito per simulazione dal signor Gambaro di Lanciano. I ragazzi di Foschini tornano a farsi vivi dalle parti di Lotti con una gran girata da limite di Cilli spenta con i pugni dall'attento estremo ospite. Tonto di Mamma è costretto suo malgrado ad arrendersi un minuto dopo a Samuele, puntuale allo stacco ravvicinato su uno spiovente dalla destra che gli permette di infilare nell'angolino ristabilendo il risultato di parità. La frazione si chiude con la reazione del San Donato che sfiora il nuovo vantaggio con il legno centrato da Cilli che non riesce a far capitolare l'estremo avversario. La truppa di mister Foschini cerca di stringere i tempi per evitare rischi e alla ripresa dei giochi sfiora di nuovo il bersaglio grosso con Pompeo che davanti a Lotti calcia senza troppa convinzione permettendo all'estremo avversario di distendersi e allontanare la minaccia. Al tredicesimo un nuovo giallo per simulazione viene estratto stavolta all'indirizzo di Faieta ma la Fater può sorridere comunque al minuto 32 quando Samuele festeggia la doppietta personale portando in vantaggio i suoi e approfittando di una serie di svarioni difensivi della squadra locale che gli consegna di fatto il pallone su un piatto d'argento e per il 5 della Fater che ringrazia metterla dentro si rivela un gioco da ragazzi. Il San Donato si lecca le ferite e si porta disperatamente all'assalto della porta avversaria sfiorando il pareggio in più di una circostanza. Al 36esimo è Pompeo a divorare una colossale opportunità anticipando l'estremo avversario ma sparacchiando sul fondo da distanza ravvicinata e 10 minuti dopo con il missile dello specialista Cilli che piega i guantoni a Lotti il quale riesce a preservare la porta. In pieno recupero la Fater cerca di dare il colpo di grazia con Di Matteo che mette a sedere Tonto di Mamma ma nel proseguo dell'azione la stessa viene vanificata dalla posizione irregolare degli appostati De Lutis e Di Matteo. La truppa di Foschini tenta un disperato arrembaggio finale che non schioda il risultato favorevole agli avversari con Lotti decisivo a smorzare la deviazione ravvicinata del solito Pompeo e prima del triplice fischio si rivela provvidenziale anche nell'anticipare con i pugni l'eventuale stacco ravvicinato degli avanti del San Donato. Alla fine a gioire solo la Fater che approda alla finale playoff del girone dove se la vedrà con il D'Annunzio Marina. Foschini del San Donato. La partita non è stata vinta anche perché abbiamo incontrato una grossa squadra con molti elementi di categoria superiore, però se andiamo a analizzare i 90 minuti è vero che abbiamo preso due gol ma sia sull'1 pari che sullo 0-0 abbiamo avuto anche noi due o tre occasioni che non siamo riusciti a finalizzare anche per bravura del portiere avversario, poi anche loro là davanti hanno giocatori che fanno la differenza, comunque è stata una buona partita, una buona Fater. Di solito arrivare ai playoff all'ultimo istante si arriva forse con un po' più di entusiasmo e stare invece durante il campionato sempre nei primi tre posti e poi vedersi sfuggire diciamo, un campionato a due o tre partite dalla fine uno arriva un pochettino, però la partita è finita, faccio gli auguri a mister Alberico, alla Fater al completo. Vuol dire che domenica li andremo a vedere in finale, auguro loro il salto di categoria. Per quanto riguarda noi i programmi andranno avanti, anche se adesso a caldo conviene più aspettare un pochettino, dopodiché faremo le nostre valutazioni. Il direttore di gara ha lavorato bene? Sì, sì, nulla da dire sulla direzione arbitrale, un buon arbitro, un bravo ragazzo, ha fatto le cose abbastanza giuste e non è che ci vogliamo appellare all'arbitraggio, abbiamo avuto le nostre occasioni sull'1 pari, le immagini lo possono dimostrare,
due, tre palle pulite, pulite, pulite per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti e finita, amen. Partite secco, il regolamento fatto in questo modo, e i playoff prevedono questi accoppiamenti, anche se io sono sempre stato contrario, anche perché le squadre che meritano, diciamo, di stare durante il campionato nei primi tre posti, da 8-9 anni a sta parte è stato introdotto i playoff e i playout, non ho capito il motivo. Comunque sia, uno si rigioca un campionato intero pur arrivando 8-9 punti avanti, e dopo a partita secca ci vuole anche un po' di fortuna, quello che noi non abbiamo avuto. Non posso aggiungere altro. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti ai miei ragazzi che per un anno intero mi hanno sopportato e abbiamo gioito e sofferto insieme. Specialmente a chi, anzi, vorrei fare un plauso a chi ha giocato meno, che se lo merita più di ogni altro. E poi per il resto un complimento anche al San Donato, che si è opposto fino alla fine, ci ha dato filo da torcere. Volevo fare anche un complimento all'amico Gianfranco Pesce per la vittoria del campionato, lo Sporting Francavilla. E niente, continuo a fare i complimenti ai miei ragazzi, però non è finita qui, voglio dire. Abbiamo ancora un altro incontro domenica prossima col Marine, pare che abbia vinto, e quindi partiamo sempre in svantaggio perché siamo classificati quindi, comunque ormai ci siamo, ce la giocheremo fino alla fine. Increduli fino alla fine o no? Sì, vabbè, queste sono partite che con un gol di vantaggio si possono sempre rimettere anche all'ultimo minuto di recupero, per cui la partita è stata combattuta, equilibrata, e noi ce l'abbiamo messa tutta. Poi venivamo dalle ultime 10 partite, da 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quindi stavamo bene fisicamente, forse al contrario del San Donato che è stato quasi tutto l'anno in testa a lottare per la vittoria del campionato, forse ci è arrivato un po' spenta alla fine, invece noi siamo arrivati molto motivati, avendo fatto un finale di campionato alla grande, quindi forse qua è stata la differenza, che noi eravamo molto più lanciati di loro. Con noi c'è Samuele Danilo, che oggi ha portato la sua squadra ai playoff con una bellissima doppietta. Voci di corridoio, qualcuno ha detto che da quando sei piccolo ti segni i gol sul taccuino, mi sembra che sei arrivato oltre i 100. Ho superato fortunatamente quota 100 grazie a 13-14 campionati, nemmeno ricordo bene. Comunque, a prescindere da tutto, sono felice per la vittoria di oggi, sono felice per la squadra. Sono anche felice per la doppietta, una partita è stata molto, molto combattuta, un avversario molto forte, a volte c'è bisogno anche un po' di fortuna per vincere le partite, ma la fortuna va anche guadagnata. Comunque dedico i miei due gol ai miei familiari che sono venuti a vedere la partita, mia sorella, mio padre, mia mamma, l'altro mio fratello, quindi sono felice anche per loro. Pensando ai playoff? Sì, certo, adesso ci apprestiamo a fare una finale, noi abbiamo sempre un solo risultato su tre, quindi se giochiamo come sappiamo, credo che non temiamo nessun avversario.